Eccoci ragazzacci, c'ho il giubbotto perché mi fa freddo, eh. Ora, dopo, anche un po' si accende, cioè non voglio accendere la stufa perché tanto devo lavorare fuori. Devo fare un lavoretto fuori. Vi spiego cosa. Vi è capitato mai a voi? Sì, ci sa la telecamera di retromarcia, però di buio la telecamera sono quella al raggi infrarossi, ma fa e non fa. Almeno la mia, io sto parlando della mia, ok? Sicché mi è venuta in mente una cosa, ho detto, ma perché non aggiungiamo una luce in più a faretto di retromarcia? Idea, ho questa striscia LED, ok? Che lei appunto da esterni, con alluminio e coperta appunto da questa plastichina, la volevo mettere sul paraurti giù basso, collegarla alla retromarcia, collegarlo alla luce, la lampadina della retromarcia, che okay, andare a intercettare i cavi della lampadina della retromarcia, almeno quando innesto la retromarcia si accende la lampadina della retromarcia e in più mi si accende questa. Sicuramente un po' più luce ce l'ho, ok, soprattutto giù basso, dove appunto mi interessa. Sa andare? Andiamo a lavorare, vai! Allora, siamo dietro al camper, ok? Intanto voglio avvitare appunto la striscia in questo punto. Allora, che prendiamo? Cacciavite, mettiamoci al lavoro. Più o meno sarà qui, cerchiamo di centrarla il meglio possibile. Dopo aver fatto anche un buco qui accanto per passare il filo, questa montata, passiamo al letto. Montiamo il suo tappino. Ecco qua, montato è montato, non ci resta che collegarlo. Allora, a questo punto, scusate il rumore, a questo punto io ho intercettato i due cavi, ok, della lampada della retromarcia qui sotto al connettore. Ho fatto un innesto, ok, con collegherò con il mammut, vi faccio vedere come. Ecco qua, io allora sono andato a prendere appunto il positivo e la massa, ok, del connettore del faro, questo è quello del filo della retromarcia. A questo punto
non mi resta che collegarci il cavo. Allora, per far bene sarebbe meglio con il con fargli un collegamento un po' meglio, che sicuramente farò, è promesso, con appunto la guaina, anche il termorestringente e tutto. Io per ora in questo momento non ho dietro questa roba e gli ho fatto questo collegamento. Non ci resta che provarlo. Innestiamo la retromarcia e la lampada si accende. Lavoro terminato, come avete visto, semplice, veloce, ma molto molto utile. A me, secondo me, è molto utile avere un po' più luce in retromarcia. Di buio ci apre gli occhi. Buon, ragazzi, con questo vi lascio. Mi raccomando, continuate a iscrivervi, seguitevi, like e alla prossima. Ciao belli, al prossimo video.